La donazione di midollo osseo è il più grande database mondiale, ci sono iscritti 39 milioni di persone, in Italia ce ne sono 471.000, nelle Marche oltre 9.000, è la faccia buona della mondializzazione. Ecco, non ci si può neanche fermare qui, bisogna andare avanti, quindi questo significa comunicazione, comunicare bene. Dire a tutti che non ci sono rischi è un atto semplice, oltre che un atto appunto molto efficace, e possiamo arrivare a crescere ancora, perché si curano delle malattie che fino a ieri non era possibile curare. Noi Passi avanti della scienza. sabato al Salesi, presso la neuropsichiatria infantile, faremo la prima somministrazione di una terapia genica su un neonato. Che non è solo un farmaco, è un qualcosa che inverte le regole all'interno appunto del genoma umano, per una patologia molto grave che è la SMA, che significa l'atrofia muscolare spinale, che presa da bimbo, speriamo che possa avere il risultato di debellare la malattia appunto sul nascere. È un traguardo straordinario perché la nostra regione è autosufficiente in base alle patologie che si registrano, che sono patologie in cui le persone che dimostrano appunto di poter sopravvivere grazie appunto a queste donazioni. Vorrei ringraziare e fare una preghiera a tutti i cittadini di sostenere Avis e Addomo, tutte queste associazioni che hanno un ruolo fondamentale nella nostra società perché riescono ad avvicinare le persone con un approccio culturale anche a queste donazioni. Sono tantissime le persone che hanno uno stereotipo negativo, per esempio sulla donazione del midollo osseo, invece è un'operazione che non apporta dei rischi all'incolumità o alla vita delle persone. E tramite Avis e tramite Addomo credo che possiamo svolgere un ruolo importante e attivo, perché è evidente che qui c'è un dovere di carità e di solidarietà nei riguardi di chi è più sfortunato di noi.